Dopo la proclamazione ufficiale si è insediato il neo sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e al lavoro l'intervista al videogiornale, al microfono di Vanessa Chiapparo. Grazie. Bisogna metterci capo. Una delle sue dichiarazioni di impegno subito dopo l'elezione è stato San Leone. Sì, San Leone, perché fra l'altro si parte subito con San Leone, dove ci sono una serie di vicende che tutti voi conoscete, la vicenda del Viale dei Pini, è una vicenda ambulanti fuori controllo. Sia chiaro una cosa, io non andrò a fare, perché qua sono stato disegnato, ho visto anche nella fase precedente il voto, che tutti si attivavano per dire questo uccide il commercio, non vi farà lavorare più. Guarda, io nella mia esperienza non tolgo il pane a nessuno, non l'ho mai tolto a nessuno, e qua c'è bisogno di portarlo il pane, non di toglierlo. Dopodiché è evidente che ci debbono essere delle regole, stabiliremo anche dei tempi di adattamento dando delle soluzioni, perché l'indomani mattina non diremo a casa, non succederà così. Dobbiamo stabilire delle regole che poi dovranno essere anche socializzate con loro, senza traumi sociali, però una volta che le regole saranno fissate, saranno regole che saranno, va sicuro, rispettate. Come crede di affrontare il grande dissesto finanziario di Agrigento? Questo lo vedremo nelle prossime ore, intanto io non ho una contezza precisa della condizione finanziaria, ho notizie molto generiche anche del relato. Vedremo subito una operazione, innanzitutto verità sui conti, e dopodiché vedremo quali sono le azioni conseguenti. Intanto venerdì alle 3:30 facciamo dal prefetto subito il tavolo per quanto riguarda la questione della cattedrale. Quindi lo sapete, verrà l'assessore alle infrastrutture, ci sarà anche il delegato della diocesi, per individuare un percorso che vi indicheremo, secondo me concreto, sulla vicenda cattedrale, in particolare sul bene, intanto sul monumento, al di là della vicenda pendio. E poi secondo me c'è da avviare subito una serie di attività di piccola ordinaria amministrazione, per cui ci muoveremo con gli uffici da domani nella seconda parte della mattinata, perché prima farò altre cose fuori. Nella seconda parte della mattinata incontrerò i dirigenti, quindi glielo comunicherò da qui a breve, per cominciare a fare un primo piano delle cose da fare. Dopodiché conto martedì prossimo, entro martedì prossimo, di ufficializzarvi la squadra, di indicarvi le deleghe che consegnerò a ciascuno. Oggi pomeriggio ho lavorato già le indicazioni delle priorità per ogni delega, cioè non indicare solo la delega e basta, ma indicare le cose sulle quali ciascun delegato si dovrà scommettere. Il mio amico Beniamino Biondi, il quale farà l'assessore, perché l'ho designato a fare l'assessore, quindi scorreremo la lista, quindi il primo che segue farà il... Del resto io non immagino assessori a giornata, non immagino assessori a 24 ore, a 48 ore. Cioè, come si può pensare che una persona si candida a sindaco della città di Agrigento mentre è deputato regionale e dopo 2 anni si dimette per fare che? Per candidarsi a fare deputato regionale fare il deputato nazionale? Il presidente della regione. Guarda, dico agli agrigentini, mi posso dimettere solo se faccio il presidente della Repubblica. Va, così siamo.